Il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sindaco di Firenze Dario Nardella hanno firmato in Palazzo Vecchio il patto per Firenze che mette a disposizione del comune 680 milioni di euro. Di questi 110 milioni sono nuovi, cioè mai previsti da vecchi finanziamenti. Presenti alla firma anche i sottosegretari Claudio De Vincenti e Luca Lotti. Le risorse saranno destinate alle tramvie, alla videosorveglianza e alle periferie. Il patto, ha detto Nardella, conferma anche gli impegni presi per l'area metropolitana. Conferma l'impegno sull'aeroporto, conferma l'impegno sugli impianti legati al sistema dei rifiuti, penso all'impianto del termovalorizzatore, conferma ovviamente l'impegno sulle grandi infrastrutture di promozione turistica, fieristica come la Fortezza d'Abasso. Le risorse stanziate a livello nazionale ammontano a 2 miliardi e 200 mila euro. Per il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la mobilità è un settore prioritario in cui investirle. Perché noi dobbiamo mettere in moto un sistema in cui i pendolari possono muoversi con il sistema pubblico e con carrozze di qualità. Quindi noi stiamo investendo su questo. Ma non è pensabile che l'Italia abbia meno chilometri quadrati di metropolitane di Madrid. Il patto per Firenze fa parte di un piano di accordi già avviato dal governo per mettere risorse a disposizione anche di altre città italiane.